L'Akragas più brutto della stagione vince anche il derby con un Licata tutt'altro che arrendevole e rafforza la seconda posizione in classifica alle spalle della capolista Savoia. Alla squadra di Rigoli è bastato l'acuto del capitano Pellegrino dopo 45 secondi di match per portare a casa altri 3 punti. La contemporanea sconfitta del comprensorio Montalto sul campo del Due Torri ha portato a 4 le lunghezze dei biancazzurri sulla terza in classifica, che adesso è il Cavese, che si è sbarazzato con un pokerissimo dell'Orlandina, prossimo avversario proprio degli agrigentini. Ma andiamo con ordine. L'Akragas, vista all'opera con i cugini del Licata, non ha giocato bene. Evidentemente il gol arrivato subito ha frenato l'impeto dei biancazzurri, sospinti da circa 3.000 persone. L'Akragas si è adeguato al Licata, che ha atteso con tutti gli effettivi biancazzurri nella propria metà campo. Solo nei minuti finali i gialloblu hanno cercato la via del gol, sfiorandolo anche con Lauria. A dire il vero, l'Akragas ha anche fallito delle 8 opportunità, ma non c'è stata la solita costanza offensiva. Tanto che per la prima volta quest'anno dalle tribune è partito anche qualche fischio. L'Akragas ha pagato forse anche l'impegno infrasettimanale di Coppa Italia, ma ancora una volta si è notata l'assenza di un centravanti che possa pulire le cosiddette palle sporche. Delicata, che nelle prossime 48 ore dovrebbe finalmente risolvere la crisi societaria, ieri il futuro tecnico Napoli era in tribuna, c'è da aggiungere che era priva delle sue 3 stelle. Procida squalificato e Nasse Avola assenti ingiustificati. Gli ultimi 2 non si sono presentati in ritiro ed hanno disertato la trasferta, un episodio stigmatizzato dalla dirigenza licatese. C'è stato questo gol proprio nei primi secondi e la gara è finita lì, anche se è stata molto ma molto vissuta sia dal Licata che dall'Akragas. Ma la gara effettivamente è stata molto molto combattuta anche da parte dell'Akragas, nessuno si è tirato il piede indietro. È arrivato a un certo punto anche l'Akragas, vedendo di non poter mettere la partita in cassaforte, ha temuto un pochettino anche di poterla pareggiare, perché è naturale che l'Akragas di oggi contro questo Licata, gli ultimi 10 minuti, 15 minuti, portare la partita sull'1-0 era pure pericoloso per poterla pareggiare. Quindi alla fine è uscita una partita maschia, è uscita fuori una partita che fa onore a questo derby. Noi sapevamo che era difficoltosa questa partita, il campo oggi l'ha dimostrato. Abbiamo incontrato una squadra che ha corso tanto, ha messo tanto cuore, ha onorato la maglia, e questo è la verifica di quello che noi ci siamo detti in settimana prima di questa gara, che non era una gara semplice, non era una gara facile, e penso che il campo l'ha dimostrato, una squadra che ci ha fatto correre pure a noi, e penso che abbiamo fatto un grande risultato. Oggi portare a casa questi 3 punti non era facile. Parliamo sempre di un derby, quindi va fatto un complimento per come hanno gestito la gara. Come detto, il Savoia è tornato al successo, regolando anche in 10 per l'espulsione di Stendardo il malcapitato vibonese. Una vittoria importante per gli uomini di Feola, che hanno spazzato le nubi che avevano coperto per l'intera settimana il cielo torrese. È andata malissimo all'Orlandina, prossimo avversario proprio dell'Akragas. A Cava dei Tirreni è finita 5-0 con reti di Pisani al 23esimo e 54esimo, doppietta anche per Palumbo e rete di Parisi. Al termine del match la società peloritana ha rinnovato la fiducia al tecnico Pino Raffaele. Si ha la sensazione che l'ex allenatore dell'Akragas si giochi la panchina proprio contro la sua ex squadra domenica prossima. In eccellenza, il sempre più sorprendente Kamarat rimane in vetta alla classifica, seppur in compagnia della corazzata Alcamo. La squadra di Maggio ha superato il forte Marsala 2-1 con reti di Giacalone e Carioto. È andata male al Gemini, che si è arreso all'Atletico Campofranco, decisiva la rete di Messina. Risale ancora la Profavara, che supera un buon Riviera Marmi 2-1 con reti di Scopelliti e Bennardo. Infine, primo punto esterno del Raffadali di Bellomo, che impatta 1-1 sul difficile campo del Mazzara. Di Misseri la rete del pareggio, che ridà speranze all'ambiente giallo-verde. In promozione, dopo 3 vittorie consecutive, l'Empedoclina di Sclafani impatta 1-1 sul terreno del Jobbing. Da segnalare la vittoria del Ribera sull'Aragona 2-1, scialbo pari interno dello Sporting Racalvuto contro gli USA Sport. In prima categoria debutta con un pareggio a Rocca Palumba, ricco di reti, il nuovo tecnico del Città di Agrigento, Angelo Vedda. Nella pallacanestro la Fortitudo, Moncada Agrigento, entra in crisi dopo la 4ª sconfitta su 6 gare disputate. Dopo la disfatta di Ferrara di giovedì scorso, i biancazzurri hanno ceduto anche a Chieti, seppur abbiano lottato fino alla fine.
La gara si è conclusa 80-77 e alla formazione di Gianni non è bastata la prova super dell'americano Von, autore di 29 punti. L'uscita per 5 falli dell'ottimo Mian ha condizionato il finale di gara. Dopo aver subito per lunghi tratti, gli agrigentini si erano anche ripresi pareggiando il conto a 3 minuti dalla fine. Decisivi sono stati i tiri liberi, dalla lunetta i teatini sono stati più precisi. Nella pallavolo, Serie B1 femminile, nuovo successo dell'Acragas Volley che continua a rimanere in vetta a punteggio pieno dopo 3 giornate. La squadra di Tani Frinzi Russo ha vinto 3-7-0 anche a Bari, soffrendo solo nel primo parziale, chiuso in volata 26-24. Da segnalare i 16 punti di Pamela Salamone, i 10 punti di Ambra Combosto e i 9 di Tatiana Lombardo. Infine, nel torneo di Serie C femminile, il derby tra il Favara e l'Aragona di Nino Di Giacomo, nella prima giornata di campionato, si è concluso 3-2 per le favaresi, dopo un match giocato ad alto livello da entrambe le contendenti. Prevenire l'emergenza. Affidarsi al CNA Servizi Agrigento SRL. Sicurezza sul lavoro, igiene ambientale, qualità e privacy. Tutti gli strumenti indispensabili nelle aziende, nei cantieri, ma anche servizi alle imprese. Dalla valutazione dei rischi alle misurazioni strumentali. La sicurezza non ha prezzo, ma ha un nome. CNA Servizi Agrigento. Trasforma la sicurezza in risparmio. Richiedi un check-up aziendale gratuito ai seguenti contatti. Telefono 0922 20 212 oppure vienici a trovare presso i nostri uffici in via Imera numero 223C.